Ecco perché quando Gesù parla ci comunica qualcosa di autentico che diventa per noi necessario. Come si costruisce una comunità? La comunità si costruisce perché si somiglia a Dio. Dio, dice San Giovanni, è carità. E la virtù con piedi, per così dire, può vivere in noi. Lui già vive, ma non si accontenta. Come noi non ci accontentiamo, noi dobbiamo amare, dobbiamo avere dei legami, dobbiamo fare delle scelte. E soprattutto c'è il Signore, è nel suo nome che ora vi scambiate le vostre promesse. Nel nome di colui nel quale coloro che vi hanno amato, vi hanno preceduto, hanno creduto. E per le difficoltà che affronterete, cercate di stare sempre dalla stessa parte e di godere di ogni momento di gioia. Anche questo bisogna bilanciarci, a trovare questa pietà, gioia che è forza, che è una gioia profonda. Una gioia che riscalda l'animo degli sposi, della famiglia e delle persone.